Presentiamo il dispositivo per la misurazione dell'osmolarità delle lacrime iPen di iMed Pharma. iPen è dotato dell'ultimissima tecnologia per misurare l'osmolarità delle lacrime, un indicatore di disturbi della superficie oculare come l'occhio secco. Utilizzando una tecnologia d'avanguardia, iPen è in grado di fornire una misurazione quantitativa rapida e accurata dell'osmolarità delle lacrime umane nei pazienti con occhi normali e pazienti affetti da disturbo dell'occhio secco, mediante l'analisi dei tessuti imbevuti di lacrime che vengono a contatto con il film lacrimale. L'osmolarità misura la concentrazione dei sali dissolti in un determinato volume di soluzione. Con il diminuire del volume della soluzione aumenta l'osmolarità. Con l'aumento del volume della soluzione diminuisce l'osmolarità. I valori rilevati in genere oscillano fra 275 milliosmoli per litro e 375 milliosmoli per litro. Questi valori consentono all'oculista di diagnosticare e formulare il trattamento dei disturbi della superficie oculare che influenzano la concentrazione di elettroliti nelle lacrime. Per iniziare, estrarre il sensore monouso dalla confezione. Strappare lungo la linea tratteggiata per staccare la confezione di uno dei due sensori. Afferrare saldamente con una mano il fondo della confezione del sensore e con l'altra mano strappare con cautela in direzione della sezione pretagliata per esporre la estremità del sensore da inserire nel dispositivo iPen. Quando si inserisce il sensore nel dispositivo, non toccare gli elettrodi dorati esposti che si trovano sulla punta del sensore stesso. Tenendo il sensore monouso dalla confezione non aperta, caricare bene l'iPen, introducendo saldamente l'estremità più spessa del sensore nell'apertura dell'iPen. Il sensore funzionerà a prescindere dal verso in cui è rivolta la scrittura. Accertarsi di introdurre fino in fondo il sensore in modo che i suoi spallamenti si allineino correttamente con il dispositivo. In questo modo si garantisce il corretto contatto interno per tutti gli elettrodi. Prima di effettuare una misurazione, chiedere al paziente di strizzare delicatamente gli occhi con le palpebre chiuse per 30-60 secondi. Tenere abbassata la palpebra inferiore del paziente, capovolgerla ed esporre la tasca della palpebra. L'area evidenziata mostra la congiuntiva, dove andranno posizionati i sensori dell'iPen. Evitare di toccare il margine della palpebra, evitare anche di immergere il sensore nel menisco lacrimale inferiore. Non toccare la sclera. Accendere l'iPen come indicato, premendo il pulsante di alimentazione principale. Tenendo ferma la palpebra inferiore del paziente, posizionare la punta del sensore monouso appena al di sopra della palpebra inferiore capovolta, con il display LCD rivolto verso l'alto. Avvicinarsi con un angolo orizzontale di 30 gradi e abbassare delicatamente l'estremità del sensore monouso sulla congiuntiva all'interno della palpebra inferiore. Quando è posizionata correttamente, la punta del sensore monouso dovrà premere leggermente sulla superficie della congiuntiva, in modo da permettere a entrambi i terminali dorati posti sulla punta del sensore monouso di fare un buon contatto con la congiuntiva stessa. L'iPen emetterà un beep percepibile dopo aver effettuato 250 misurazioni in svariati secondi e visualizzerà il valore medio della misura sul display LCD. Una volta registrati i risultati, espellere e smaltire il sensore. I sensori sono esclusivamente monouso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante iMed Pharma di zona oppure chiamare il numero 1514-685-8118 o andare sul sito web imedpharma.com. Il dispositivo deve essere usato esclusivamente da un medico addestrato o con la supervisione di un medico addestrato. iPen è un marchio registrato di iMed Pharma Inc.